entro la metà della prossima settimana bisognerà chiudere il cerchio e l'obiettivo che si è posto il Comune di Foggia, che ha ricevuto il mandato esplorativo da parte del patron del calcio Foggia 1920 Nicola Canonico, nel tentativo di trovare nuovi investitori disponibili a garantire un futuro al club rossonero. Una deadline che si rende necessaria vista la ristrettezza dei tempi. Entro il 4 di giugno il Foggia dovrà perfezionare tutta la documentazione, fideiussione compresa, per evitare l'esclusione dal campionato. Sullo sfondo c'è una cordata di imprenditori locali, ma non è da escludere anche qualche altro soggetto o gruppo interessati al Foggia. Ieri da Palazzo di Città è partita una lettera indirizzata alle associazioni di categoria del territorio. Sempre ieri in serata circolavano voci di rinuncia da ogni possibile trattativa del gruppo che vedrebbe a capo l'imprenditore Antonio Salandra. Quella che comincerà lunedì sarà dunque la settimana della verità. Per il Foggia non c'è più tempo da perdere: o nuovi investitori o marcia indietro di Nicola Canonico. Non c'è alternativa per evitare la scomparsa del calcio professionistico.